Dunque, che dire di Lina? Intanto dal punto di vista personale che mi manca moltissimo, perché a pelo e contropelo ho imparato tantissimo da lei. Contropelo perché la cosa è stata sempre condita, qualunque insegnamento, da qualche parolaccia sincera. Lina ne diceva tante, per cui a un certo punto se volava un bafanculetto, fai conto, di qualcun altro, apparivo io da Lina e facevo: mi hai chiamato, per quanto ero pronto anche ad altrui insulti. E invece dal punto di vista generale, secondo me, manca Lina, come mancano tutti quei maestri, che in qualche maniera si facevano, si proponevano come punti di riferimento. Ma non solo maestri per il cinema, maestri di vita. Perché io ricordo che in questi signori, Scola, Magni, Lizzani, Rosi, erano Monicelli, erano maestri che non avrebbero mai abdicato col loro lavoro, per esempio, a una coerenza ideologica. Ideologica l'ho detto apposta, perché oggi siamo nel post ideologico. Ma all'epoca l'idea era importante. Su quell'idea ci si fondava un comportamento, un modo di essere. E questi signori col cinema hanno fatto collimare la produzione, l'inventiva, l'arte loro del cinema con il messaggio, fra virgolette, civico e sociale. Ecco, io di questo ricordo in massima parte di Lina, però anche la sua simpatia, la sua generosità e la sua disciplina, la sua, che poi diventava competenza, perché lei diceva che se uno legge, si prepara, si informa, diventa padrone della propria vita invece che esecutore della propria vita. E aveva ragione. Beh, Pasqualino Sette Bellezze è parente, non a caso, perché sono tutti figli della stessa mamma, di Film d'amore e d'anarchia, di Travolti dal mio insolito destino, di Mimì metallurgico. Sono film politici, eccoci dove forse l'albero genealogico del cinema, del cinema politico e di impegno civico ha perso qualche erede, perché di Elio Petri e di questo tipo insomma, di cinema impegnato e civico, di Franceschi Rosi, non ne vediamo più, non interessa più quella branca. Allora Pasqualino Sette Bellezze effettivamente. Vabbè, Pasqualino ricorda non solo quanto è brutta la guerra, ma ricorda e parla anche dei compromessi che uno è costretto a fare con se stesso. Questi grandissimi registi erano grandi anche sceneggiatori, dialoghisti. Io ho letto tanti dialoghi di Magni, non ne ho mai trovati di così efficaci. Quelli di Lina, per esempio, il finale di Pasqualino Sette Bellezze, quello è un cazzotto eterno. Non solo attuale, perché quando lui si guarda allo specchio, Pasqualino, e si dice, in mezzo a tutte queste donne saltellanti di gioia, che gli guarda quanto è bello, è tornato Pasqualino, bello, 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 lui si guarda allo specchio con uno sguardo vuoto, perso, ormai morto, e invece si dice, isobive, che è esattamente l'opposto di quello che suggerisce il suo occhio, è un messaggio strepitoso da un certo punto di vista. Io ieri, l'altro ieri, non so quando, stavamo al Tevere, lì sempre per la Regione Lazio, sempre per Lina, e c'era Film d'amore e d'anarchia, che è un altro film estremamente politico. Quindi voglio dire, io credo che quei registi, il problema perché poi è diventata una parolaccia nel tempo, il messaggio, no? Ma invece il problema di consegnare un punto di vista, una riflessione e quindi anche, perché no, un messaggio, se lo ponevano prima di mettere la macchina da presa. E io direi che ho coronato un sogno lì, perché io faccio Mastro Titta, che avevano fatto tanti prima di me, bravissimi, ma insomma, che viene da Fabrizi. Quindi è quasi, si può dire, un punto di arrivo. E quando sono entrato per la prima volta al Sistina, non da spettatore, ma per andare a provare, nella scenografia che è quella ancora dell'epoca di Manfredi, del primo Rugantino,
E lì nei camerini e tutto quello che era e che mi circondava. Buonasera. Guarda che ti passo dietro. Buonasera. Che mi circondava era tutto vero del Sistina, insomma, mi sono emozionato. Rugantino riprenderà a marzo. Scusate, abbiamo avuto proprio Aurora, vedi che è nascosto lì dietro. Lui, uno degli ultimi grandi maestri di cinema. Tanto non ci sente, però è così.